Eccoci, buonasera. Il telegiornale parte con la forte spinta da parte delle regioni per arrivare a misure restrittive per i soli non vaccinati. Un modo da poter dare più garanzia a chi ha ottemperato all'obbligo, che non è un obbligo, è un obbligo morale, come l'ha definito proprio nel discorso di Capodanno di questo eh, all'inizio di questo eh, 2021 il Presidente della Repubblica ha il dovere morale di eh, vaccinarsi. Ebbene, il, eh, il governo ascolta le regioni che le voci, le fonti governative avevano fatto sapere che c'era freddezza riguardo alla richiesta eh, delle, dei governatori. Ma la verità è che col passare dei giorni e soprattutto con l'incrementarsi quotidiano del numero di nuovi casi si pensa che alcune misure vadano prese e sarebbe, e sarebbe ovviamente controproducente eh, annettere a coloro che dovrebbero subirne anche eh, coloro che hanno appunto fatto la vaccinazione e stanno facendo magari anche la terza dose eh, di eh, richiamo. Quindi misure mirate come... Lo vedremo, sta per succedere in Germania dove sono state preannunciate dalla Merkel in caso di innalzamento ulteriore verso una determinata soglia del numero dei casi quotidiani, lì sono 63.000 oggi, soltanto nella giornata di oggi. Ma come vedremo i dati quotidiani sono ancora per quanto riguarda il nostro paese sulla dei, sopra la soglia dei 10.000 casi e però si registra pian piano un incremento dei, dei posti eh, letto in ospedale del, e anche delle terapie intensive, mentre resta stazionario alto il numero dei eh, decessi. Ma poi c'è la politica che vive di continue, ormai quotidiane, fibrillazioni. Oggi è stato il caso di, una, di due votazioni riguardanti eh, emendamenti. Eh, richiesti da Fratelli d'Italia, quindi dall'opposizione centrodestra nei confronti del decreto Capienze al Senato e soltanto che eh, quell'iniziativa quell di eh, Fratelli d'Italia ha ottenuto i voti anche di Lega, Forza Italia, Italia Viva e eh, di Matteo Renzi. Da qui ovviamente è esploso il putiferio con una serie di accuse nei confronti dei Renziani di giocare a sfasciare. Le parole sono di Patuanelli. Eh, ministro dei 5 Stelle di sfasciare anche questo eh, governo. E Vedremo che c'è stata del resto anche la conferma delle nomine ieri eh, preannunciate alla RAI dei direttori e dei telegiornali e delle altre strutture giornalistiche con la conferma da parte dei 5 Stelle che eh, il cui eh, esponente eh, quello indicato dai 5 Stelle, il Consiglio d'amministrazione ha votato eh, contro le nomine. 5 Stelle che non andranno nelle trasmissioni televisive eh, della RAI. E c'è il caso di una ex 5 Stelle, la, Cunial, da, la deputata Cunial, che eh, è riuscita, a vedremo come, a eludere l'obbligo di Green Pass per entrare alla Camera, e non è l'unica cosa criticatissima che ha fatto in questi giorni. Ma vedremo anche altre notizie, torneremo su quella notizia che vi abbiamo dato ieri sera, che era da poco arrivata quella strage familiare a Sassuolo, quell'uomo che non tollerando di essere stato separato dalla moglie ha ucciso lei, sua madre e i due bambini, due e cinque anni. Eppure la donna aveva denunciato al centro antiviolenza il comportamento dell'uomo, aveva chiesto aiuto. Questo, quello che è successo è eloquente, l'aiuto non l'ha avuto. Vedremo anche le notizie dall'estero, dalla Bielorussia, un caso ancora una volta che riguarda un bambino. 30 secondi i titoli. Regioni in pressing sul governo per rafforzare il Green Pass e adottare misure più restrittive. Per i soli non vaccinati il Presidente delle Regioni eh, Fedriga, preoccupato per l'impatto pandemico sull'economia, chiede un incontro urgente all'esecutivo. Forse già la prossima settimana la curva si mantiene in ascesa, superati i 10.600 casi stabili decessi 69, tasso di positività all'1,7%, ma aumenta la pressione sulle strutture ospedaliere. E in Germania la situazione è decisamente preoccupante, drammatica, come ha ripetuto questa sera Angela Merkel, se, oltre 60.000 nelle ultime 24 ore di nuovi contagi. Bisogna agire ora, dice la cancelliere, dopo un incontro con le rappresentanze delle eh, regioni. Praticamente ci sono da subito restrizioni in base alle soglie di ospedalizzazione. Nello scenario peggiore i lender potranno attuare il lockdown totale e potrebbe accadere già per la Sassonia. Scatta invece subito l'obbligo vaccinale per il personale sanitario e i gruppi a diretto contatto con le persone vulnerabili. Politica sale la tensione tra le forze che appoggiano il governo. Oggi al Senato la maggioranza è andata sotto su due emendamenti al decreto Capienze, sui quali l'esecutivo aveva dato parere contrario. Insieme a Fratelli d'Italia, proponente, hanno votato Lega, Forza Italia e ancora una volta Italia Viva. PD 5 Stelle e Leo attaccano Renzi, è evidente che vuole provocare la seconda crisi di governo dell'anno, ormai Italia viva nel campo del centronestra. Sono le parole d'accusa di Patuanelli, ministro 5 Stelle. E il Consiglio di dell amministrazione della RAI ha ratificato le nomine proposte ieri dall'amministratore delegato Fuentes. Nessuna sorpresa, voto contrario solo del consigliere espresso dai 5 Stelle, partito che conferma, dopo l'uscita di Conte, che non ci saranno più partecipazioni di esponenti del movimento ai programmi della TV pubblica. Era stata minacciata più volte dopo la separazione, l'ex marito la perseguitava e lei si era rivolta ai centri antiviolenza, ma non aveva mai avuto il coraggio di, di denunciarlo alle forze dell'ordine. Gli faceva vedere regolarmente i figli, eppure ieri quella donna è stata uccisa insieme alla madre e ai due bambini, 2-5 due, anni, dal eh, marito. Buonasera, quindi la situazione si fa più difficile, come vedremo, e allora da parte delle regioni preoccupate per quello che può succedere nell'ultimo scorcio dell'anno, eh, ovviamente si tratta delle festività eh, natalizie ma anche eh, del turismo per molte eh, regioni che viene messo a rischio, da parte delle regioni si chiede al governo un intervento che eh, riesca in qualche modo a mettere in sicurezza i cittadini che hanno già adempiuto all'obbligo vaccinale, magari all'obbligo, alla necessità vaccinare, non c'è obbligo vaccinale ovviamente, e che metta in realtà tutti gli altri di fronte a pene possibili più aspre, come ovviamente non poter partecipare a manifestazioni, non poter entrare in locali pubblici o in manifestazioni sportive. La quarta ondata del Covid spaventa le regioni in prima linea, dal Friuli al Veneto, da Bolzano alla Liguria, fanno pressione sul Governo per un intervento rapido e più drastico, che rafforzi il green pass e aumenti le restrizioni per i non vaccinati. Ci sarà presto un confronto all'inizio della prossima settimana, dopo la riunione di oggi tra i governatori e la ministra degli Affari regionali Gelmini, che ne ha già parlato con Draghi e con Speranza. Il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, parla di grande preoccupazione per l'economia alla vigilia della stagione turistica invernale e delle festività natalizie. Serve urgentissima una riflessione sulle regole, ricorda, decise prima della campagna vaccinale e della certificazione verde. Federica chiede interventi condivisi per i danni incalcolabili legati all'incertezza che i passaggi di zona potrebbero causare alle attività e spinge perché si acceleri la campagna vaccinale per la terza dose a tutti. Modello Austria più flessibile, dice Ligure Toti. Il meccanismo dei colori deve tenere fuori la gran parte della popolazione che si è vaccinata. La Lega dei governatori, Federica Fontana soprattutto e su questa linea Zaia più cauto, spingono per più rigore anche De Luca e Occhiuto, Campania e Calabria. Tra i partiti il PD si schiera con le regioni, Dario Franceschini, rigorista della prima ora, pensa che sia giusto differenziare tra vaccinati e non. Lo stesso Matteo Renzi lì Licia Ronzulli di Forza Italia a tirare il freno, rimangono Salvini in contraddizione con i suoi presidenti di regione e Giorgia Meloni. Da Palazzo Chigi finora l'invito è ad andare avanti ma con calma, passo dopo passo. La situazione non è ancora fuori controllo, non ci saranno passaggi di Regione in Giallo la prossima settimana. Dice il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, pur favorevole al Green Pass rafforzato. Il Consiglio dei ministri della prossima settimana ridurrà il tempo di validità della certificazione verde da 12 a 9 mesi e deciderà l'obbligo della terza dose per i sanitari. Sul resto si vedrà a dicembre, guardando i numeri e le indicazioni delle autorità sanitarie. Draghi teme ulteriori tensioni sociali se si spaccasse il Paese tra vaccinati e non e i rischi che comunque ricadrebbero sull'economia in ripresa. Ma la notizia importante è che proprio pochi secondi fa il Ministro della Salute, Speranza, ha fatto sapere che viene anticipata a lunedì prossimo, 22 novembre, la campagna dei richiami per i cittadini già vaccinati tra i 40 e i 59 anni. Si sa che per i sessantenni e oltre è già... E in vigore la campagna sulla terza dose. Praticamente quindi si anticipa perché? Perché, dice Speranza, la curva del contagio sale nel nostro paese e ancora di più nei paesi vicini e il vaccino è lo strumento principale per ridurre la diffusione del virus e le forme gravi di malattia. È giusto quindi anticipare al 22 novembre la campagna per i richiami vaccinali per la fascia d'età 40-59 anni. Sì, perché la situazione oggi è questa. Più di 10.000 contagi per il secondo giorno consecutivo, la curva epidemiologica in Italia mantiene il suo ritmo di ascesa costante che si riflette soprattutto sul numero di nuovi casi, ma comincia a far sentire i suoi effetti anche sul sistema ospedaliero. Il bollettino quotidiano della pandemia segna 10.638 casi a fronte di oltre 625.000 tamponi. Il tasso di positività si mantiene intorno al 2%, ma rispetto a ieri scende dall'1,9% all'1,7%, sostanzialmente il numero quotidiano di vittime, oggi sono 69, ieri erano 72. Più marcata la crescita dei ricoveri in terapia intensiva che in Italia hanno nuovamente superato la soglia dei 500 posti letto occupati. Crescono anche i pazienti nei reparti Covid ordinari, sono 28 in più nelle ultime 24 ore e oltre 4.000 in totale. Quattro regioni sono sopra la soglia dei mille contagi giornalieri, sono Lombardia, Veneto, Lazio e Campania, ma preoccupa soprattutto la situazione di alcune zone transfrontaliere, in particolare. La provincia autonoma di Bolzano penalizzata da due fattori sfavorevoli. Il primo è legato alla situazione critica, definita drammatica dal governo di Vienna, in termini di contagi della confinante Austria. Il secondo è dovuto alla percentuale di popolazione vaccinata più bassa rispetto alla media nazionale. Proprio Bolzano, come la provincia autonoma di Trento e il Friuli, potrebbero essere le prime aree a cambiare colore passando dal bianco al giallo. Già dalla prossima settimana o tra dieci giorni se il trend di rialzo dei dati si confermerà. In Sicilia un'ordinanza del governatore Musumeci ha reintrodotto l'obbligo di mascherina all'aperto in luoghi affollati e l'obbligo del tampone per chi arriva sull'isola proveniente da Germania e Regno Unito. Per il Ministro della Salute Roberto Speranza sono ore intense e delicate perché siamo ancora dentro la sfida del Covid e si deve tenere molto alta la soglia di attenzione. La strategia di contrasto alla pandemia non cambia. Occorre insistere sulle vaccinazioni, spiega Speranza, facendo crescere sia le prime dosi, siamo all'87% della popolazione vaccinabile, che le terze dosi decisive per assicurare una protezione maggiore. Ieri i richiami hanno superato le 150.000 somministrazioni in un solo giorno e vi ripeto quello che nel servizio non c'era da lunedì prossimo inizia la campagna per la terza dose anche per gli ultra quarantenni chi ha da 40 a questo punto anni in su essendo operante anche per le classi di età superiori ai 60 anni tutti i cittadini italiani sopra i 40 anni sono da in parte da adesso, gli altri da lunedì prossimo, eh, in grado di poter avere la terza dose, il richiamo, il booster. Ma come si è detto, la corsa contro il tempo ci accomuna ad altri paesi d'Europa che si vedono in una situazione più difficile della nostra, perché lì la quarta ondata, anche per il freddo e per la collocazione geografica, è arrivata prima e soprattutto l'epicentro è la Germania. La Germania introdurrà restrizioni più severe per i non vaccinati. La situazione è fortemente drammatica. È assolutamente tempo di agire. A pronunciare queste parole è Angela Merkel in conferenza stampa. Al suo fianco il vice cancelliere e probabile successore Olaf Scholz. La quarta ondata della pandemia sta travolgendo il Paese: oltre 65.000 i nuovi casi di Covid-19 in 24 ore. Ma secondo il Robert Koch Institute, i contagi reali sarebbero il doppio: curva in continua crescita e ospedali e terapie intensiva. In via di saturazione. Conseguenza di questi numeri, figli anche e soprattutto del basso tasso di vaccinazione nel paese, le dure decisioni prese in occasione del vertice tra esecutivo e governatori dei lender. Un vertice che ha avuto per oggetto, in primo luogo, la definizione delle soglie di ospedalizzazione, dopo le quali mettere in atto tutto un catalogo di misure. Nel momento in cui quell'incidenza, calcolata sui 100.000 abitanti, dovesse superare in un determinato land la soglia di tre ricoverati, scatterebbe la regola che consentirebbe l'accesso. I luoghi pubblici solo ai vaccinati o a chi è guarito dal Covid. I non immunizzati, dunque, come avviene già in Austria, resterebbero confinati in casa con la possibilità soltanto di andare al lavoro, dal medico a fare la spesa. E dal momento che il tasso di ospedalizzazione medio nel paese è già pari a 5,3, va da sé come queste restrizioni riguarderanno praticamente tutta la Germania, ad eccezione della Bassa Sassonia. Qualora poi quel numero, in un determinato land dovesse salire a 6, allora vaccinati e guariti dovrebbero fare anche un tampone per accedere ai luoghi pubblici superata la soglia di 9 invece spetterà ai governi regionali mettere in atto tutte le misure necessarie a cominciare dalle forti limitazioni ai contatti sociali, cioè lockdown locali. In Germania verrà poi introdotto l'obbligo vaccinale per il personale sanitario e per determinati gruppi a contatto con persone vulnerabili. Staremmo meglio se non ci fosse un deficit nelle vaccinazioni, ha affermato Amara, la cancelliera che ha accolto con favore la raccomandazione della commissione permanente per la vaccinazione di estendere la terza dose agli 18, in pratica serviranno 27 milioni di terze dosi, in troppi però hanno scelto di non ricevere neanche la prima le decisioni di oggi e il voto del Bundestag per introdurre l'obbligo di Green Pass sui luoghi di lavoro che il Bundestag dovrà confermare. Servono anche e soprattutto a invertire questa tendenza drammatica. Oggi per il governo era il giorno dell'assegno unico, universale, come vedremo è stato varato. Ma prima. Eh, bisogna raccontare del nuovo incidente per la maggioranza al Senato. Alta tensione in Senato dove l'asse centrodestra di governo Italia Viva mischia i suoi voti a quelli dell'opposizione di Fratelli d'Italia e manda sotto la maggioranza su due emendamenti al decreto Capienze sui quali l'esecutivo aveva dato parere contrario. Il primo sull'accesso ai bus turistici con Green Pass aumentato al 100% il secondo sull'età del personale sanitario impegnato per il Covid. L'incidente si concretizza in aula all'ora di pranzo. Il decreto alla fine passa con 174 sì ma lo strada a e apre una faglia ancor più profonda tra i partiti che sostengono Draghi, già impegnati in scambi di accuse reciproche su più fronti. PD 5 Stelle e Leu puntano il dito contro Renzi, ma non solo. Il ministro grillino Patuanelli attacca. Mi sembra evidente che Renzi voglia provocare la seconda crisi di governo dell'anno, ormai Italia vive nel campo del centrodestra. Se vogliono chiudere con l'esperienza del governo Draghi, se ne assumano la responsabilità, aggiunge la capogruppo Castellone. Nel Calderone del malcontento finiscono anche Lega e Forza Italia. Noi siamo leali con l'esecutivo, l'affondo della capogruppo del Senato Malpezzi, ma centrodestra e Lega lo sostengono ancora. Serve un metodo di lavoro condiviso in vista dell'iter parlamentare e della legge di bilancio. Bruciano infatti gli ammiccamenti di Italia Viva al centrodestra, presagio negativo in vista della manovra, ma soprattutto del big match della legislatura, cioè l'elezione del capo dello Stato, con Matteo Renzi che sembra volersi ritagliare. Il ruolo di playmaker, chiudendo, prima che si sia mai riunito, il tavolo tra i leader della maggioranza proposto da Letta per mettere in sicurezza la manovra e guardare in prospettiva al Quirinale, proposta che non ha entusiasmato neanche gli alleati più vicini 5 Stelle con Conte Gelid dopo lo scontro sulla RAI. Al contrario, stenta compattezza il centrodestra di governo. Lo staff di Berlusconi diffonde la notizia di una lunga telefonata tra il cavaliere Salvini centrata sull'impegno comune per la legge legge di bilancio con parole d'ordine condivise dalla riduzione delle tasse all'attenzione alle partite IVA, prospettiva utile ad oscurare l'irritazione di Berlusconi per le parole di Giorgia Meloni che ieri lo aveva messo fuori dalla pol per il Quirinale, leggendo la sua disponibilità all'appello di letta come una disponibilità a trattare con la sinistra sul colle, ipotesi smentita dagli azzurri che serve però a misurare una temperatura politica surriscaldata. E come vi dicevo, questa mattina il Consiglio dei ministri ha varato il decreto legislativo per l'assegno unico per chi ha figli, che entrerà a regime dall'anno prossimo. La richiesta andrà fatta all'IMPS, presentando l'ISEE, e l'accredito avverrà direttamente sul conto corrente. E ora eh, il provvedimento passa per un parere alle commissioni competenti delle Camere prima del via libera definitivo e c'è già un fuoco di fila perché eh, ci sono richieste varie. La Lega chiede che la, alla misura non accedano i cittadini stranieri, comunitari o extracomunitari con soli due anni di residenza nel nostro paese. E poi eh, c'era la richiesta che a questo punto è saltata sia di ritrovare il filo del cashback richiesta ai 5 Stelle, sia da parte della Lega di eh, trovare eh, spazio anche per un assegno per i genitori separati niente di tutto questo, c'è l'assegno unico adesso eh, vedremo alla fine cosa eh, diventerà ma poi c'è la vicenda della Rai eh, poco fa Di Maio ha detto alla Rai mi attribuiscono troppo potere fa male ai 5 Stelle eh, mettermi da tutte le parti come quello che agisce in eh, dissenso con i vertici ma intanto oggi eh, alla RAI sono state fatte quelle nomine che appunto i 5 Stelle versavano Succede anche questo attorno alle vicende sulle nomine Rai, che un deputato di Italia Viva, Marco Di Maio, scambi un'intervista vecchia per una nuova di zecca e si indigni tuonando contro Giuseppe Conte. Ieri ha annunciato la disersione dai canali Rai per protestare contro le nomine e oggi ritroviamo alle 13 un suo senatore, Mario Turco, sugli schermi del Tg2. In realtà si trattava di una vecchia dichiarazione. Era già stata trasmessa domenica scorsa, fa sapere l'ufficio stampa dei 5 Stelle, che precisa oggi nessuna dichiarazione da parte del movimento è stata rilasciata alle testate Rai. Punto. Ci sarebbe da ridere se la polemica non coinvolgesse, come al solito, quando si parla di Rai e quindi di lottizzazione. Governo e partiti politici. Oggi a Napoli il Consiglio di amministrazione ha ratificato le nomine proposte ieri dall'amministratore delegato Carlo Fuortes Monica Maggioni al TG1, Simona Sala al TG3, Alessandra De Stefano al RAI Sport, Paolo Petrecca al RAI News, Andrea Vianello ai GR, Mario Orfeo alla direzione approfondimenti, con le conferme di Gennaro San Giuliano al TG2, di Alessandro Casarina ai TG regionali e di Antonio Preziosi a Rai Parlamento. Draghi fa sapere che secondo lui il pluralismo è stato rispettato, stessa opinione da Forza Italia, nomine all'insegna della premialità interna e della parità di genere. Il PD non commenta, è una buona regola per la politica non commentare le nomine dei direttori Rai, dice Andrea Marcucci, mentre critiche arrivano dalle rappresentanze sindacali interne alla Rai, logiche spartitorie. Commenta l'Usi Grai. Nomi che il Movimento 5 Stelle non ha digerito, soprattutto per il fatto di aver dovuto prendere atto di una sorta di deficit di considerazione politica. Anche noi ci siamo trovati prigionieri del sistema spartitorio, ma non abbiamo avuto i numeri sufficienti per modificarlo. In realtà, lo sciopero del video annunciato da Conte apre una polemica di difficile gestione con l'ala governista del movimento e, primo fra tutti, con Luigi Di Maio. Vedremo. Sicuramente c'è da parlare sotto il cielo della politica di un caso, di una deputata, la più famosa deputata Novax, che, che fa parlare di sé per il motivo che stiamo per sentire. Mentre tutta Europa comincia a imitare l'Italia sul Green Pass, nel nostro Parlamento c'è chi esulta oggi per aver ottenuto di poter entrare alla Camera dei Deputati senza esibire il passaporto verde. La deputata è Sara Cunial, un curriculum di ferro da Novax e da tempi non sospetti, ex Movimento 5 Stelle oggi nel gruppo misto. Cunial aveva fatto ricorso contro la delibera dei questori che obbligava il Green Pass per accedere all'Aula. Il primo fu respinto, ma oggi il Presidente del Collegio d'Appello di Montecitorio ha accolto la richiesta chiesta di sospensiva. La deputata quindi potrà entrare alla Camera per le sedute senza certificato, poiché bisogna consentirle di esercitare il mandato di rappresentanza popolare. La storia della CUNI al franegazionismo e complottismo passa però anche per Washington e arriva a Salerno con un copione degno dei film di fantascienza. Il suo nome è infatti legato a quello che è già stato soprannominato Italy Gate. Per capirlo bisogna riavvolgere il nastro fino allo scorso 6 gennaio, a quell'assalto al Campidoglio dietro il quale soffiava Trump e il suo popolo sostenendo che le elezioni e la vittoria dello sfidante Biden erano truccate ebbene per ordine diretto della Casa Bianca il Pentagono aveva indagato anche sull'Italia sospettata di aver contribuito ai brogli elettorali, secondo questa teoria furono degli hacker che utilizzando la tecnologia dei satelliti militari di Leonardo ex film meccanica avrebbero truccato i voti durante il trasferimento per la conta il resto l'hanno fatto i web e i social legati a QAnon, i complotti di estrema destra. La storia rimbalza, si gonfia, si crea un hashtag Italygate, appunto, e la bomba esplode. Intanto i complottisti individuano i traditori in due hacker italiani arrestati dalla Procura di Napoli con l'accusa di aver trafugato 10 gigabyte di dati di informazioni, appunto, di Leonardo. Ed è qui che arriva Sara Cunial e infatti proprio lei che accompagna nel carcere di Salerno due funzionari americani giunti per interrogare uno degli hacker. Già, ma che titolo? È questo che molti deputati, soprattutto del PD, nelle ultime 48 ore stanno chiedendo al Presidente Fico. A queste richieste poi si aggiungono le altre proteste sul Green Pass come quella di Ettore Rosato che accusa la Le è passata dal voler combattere la Cassa a chiedere trattamenti di favore. Andiamo alla cronaca, quella vicenda che ieri vi abbiamo potuto dare solo all'ultima ora perché era successa nel tardo pomeriggio. Sassuolo, provincia di Sassuolo. Di Modena. A Sassuolo c'è stata una vera e propria strage familiare, ancora una volta era un marito separato che non accettava la lontananza, la separazione dal resto della famiglia e ancora una volta ha ucciso. Ha ucciso la moglie, in questo caso, la suocera e due bambini di 2 e 5 anni. Come succede per tre quarti delle uccisioni di donne? Si tratta di Delitti compiuti da mariti o ex mariti, da partner o ex partner. I fiori e i peluche, le candele e i biglietti lasciati anche da chi non conosceva le quattro vittime della strage familiare avvenuta ieri pomeriggio in questa casa in Via Manina, Sassuolo, in provincia di Modena. Un padre, Nabil Daari, 38enne, tunisino che uccide a coltellate i suoi due figli, Ismaele e Sami, di 2 e 5 anni. La loro mamma ed ex compagna, Elisa Mulas, 43 anni, e la suocera, Simonetta Fontana, di 64 anni. Da un paio di mesi la donna si era trasferita con i figli dalla madre. Aveva lasciato... Quell'uomo che non sopportava la fine della relazione. Nabil Daari lavorava come cassiere in un supermercato della zona. Elisa Mulas si occupava dei figli, qualche lavoretto saltuario, poi l'inizio della crisi di coppia. Lei si confidava con le amiche. Lui che ha dei modi di fare geloso, aggressivo, che io non riesco più a tollerare, a non transigo più questi tipi di comportamenti, perché poi si percuotono sui, sui bambini. Lui l'aveva minacciata e la perseguitava, hanno raccontato alcuni testimoni alla polizia. Lei si era rivolta al centro antiviolenza del comune, ma non l'aveva mai denunciato. Di recente le aveva scritto: Se non mi fai vedere i bambini, ti ammazzo. Ma pare che le visite fossero regolari, da quando lei se n'era andata da casa con i piccoli. Si è invece salvata perché era a scuola la figlia maggiore di Elisa Mulas, avuta 11 anni fa dal precedente compagno, un quarantenne marocchino. Anche quella ha una relazione difficile. Quando la donna era incinta, subiva maltrattamenti. Il tribunale minorile di Bologna gli aveva tolto la patria potestà e arrivò anche la condanna a otto mesi nel processo per stalking. Adesso la ragazzina undicenne è stata collocata in una comunità protetta e per lei è partita una raccolta fondi del comune di Sassuolo che ha proclamato lutto cittadino nel giorno dei funerali. Domani alle 19 ci sarà una fiaccolata in città sconvolta da questa disgrazia, una candela contro il femminicidio. È il terzo caso di violenza familiare in tre giorni nel modenese in Italia. Solo sono già state uccise più di 100 donne. E una tragedia che riguarda un minore va anche a macchiare ulteriormente quello che sta succedendo al confine tra Polonia e Bielorussia. Era accampata nella foresta da un mese e mezzo la coppia siriana che ha perso il figlio, un bambino di un anno. Non è ancora chiaro di cosa sia morto il piccolo. I genitori sono stati trovati feriti, sono stati soccorsi da un team di emergenza polacco. Il bimbo si aggiunge alla decina di persone che non ce l'hanno fatta a sopravvivere al freddo. Il sogno europeo per siriani, iracheni e africani è finito al gelo della foresta, è stato alimentato da visti facili e false promesse grazie a voli su cui non si è indagato troppo su documenti e permessi. Ormai quasi tutti i profughi sono stati portati nei grandi capannoni adibiti a rifugio. Tra i boschi restano piccoli gruppi che provano caparbiamente a superare la barriera. Prima o poi anche loro dovranno arrendersi all'evidenza, come hanno già fatto i primi 431 riportati indietro nel Kurdistan iracheno da un volo organizzato dall'ambasciata di Baghdad a Mosca. Sono ripartiti oggi da Minsk. Nei fagotti i sogni infranti e i debiti contratti da decine di persone, familiari e amici che hanno dato loro tutto il possibile per aiutarli ad andare via. Molti torneranno, altri, come continua a chiedere Lukashenko, sperano ancora di entrare in Europa con corridoi umanitari. Per il Presidente bielorusso 5.000 saranno rimpatriati, mentre circa 2.000 dovrebbero essere accolti in Europa. Nessuno gli ha detto di sì, neanche Angela Merkel, con cui ha parlato due volte. Telefonate accettate con pragmatismo dalla cancelliera uscente, che però ha sottolineato che si è parlato solo di come concordare gli aiuti e i rimpatri affidati alle ONG. A fine mandato e in piena crisi Covid, Angela Merkel si trova anche con questa delicata situazione da gestire, con la Polonia che l'accusa di trattare con chi ha ordito l'assalto ai confini d'Europa, mentre Putin, che nega ogni coinvolgimento bielorusso, continua a invitarla a trattare con Lukashenko. Dopo di noi a 8:30 Lilli Gruber eh, ospita Andrea Scanzi, Lucio Caracciolo, Beppe Severgnini, Anna Maria Cattelan e poi c'è Piazza Pulita e tra gli ospiti di Corrado Formigli, non è la Rai, quindi c'è Giuseppe Conte, c'è anche Roberto Cingolani, Tito Boeri, Andrea Crisanti, Selvaggia Lucarelli, ci fermiamo. E infine le borse. Milano ha chiuso con un meno 0,59%. Questo è l'ultimo indice fuzzi MIB. Mentre in questo momento Wall Street è poco mossa, Dow Jones meno 0,20%, Nasdaq più 0,05. È tutto Gruber Formigli. Ci vediamo domani sera. Buonasera.